Buongiorno a tutti e ben ritrovati nel mio canale Spalancamente. Oggi abbiamo come ospiti un'altra coppia celebre, dopo Romeo e Giulietta. Sto parlando di Tristano e Isotta di Richard Wagner. William Richard Wagner nacque a Lipsia il 22 maggio 1813 e morì a Venezia il 13 febbraio 1883. È stato un compositore, poeta, librettista, filosofo, regista teatrale, direttore d'orchestra e saggista tedesco. Date importanti del compositore. 1828, Wagner tornò a Lipsia dove completò le scuole secondarie. All'età di 16 anni assistette a una rappresentazione di Fidelio di Beethoven e da lì cominciò a maturare il desiderio di diventare compositore. Infatti nel 1833 cominciò a comporre Die Feen, le fate. Nel 1837 divenne direttore d'orchestra a Königsberg. 1839 compose l'olandese volante. E tra il 1839 e il 1842 visse in condizioni di povertà a Parigi, però compose la tetralogia L'anello dei Nibelunghi, composta da L'oro del Reno, La Valchiria, Sigifrido e Il crepuscolo degli dèi, che noi vedremo su YouTube Spalancamente a maggio. Divenne nel frattempo amico di Franz Liszt, futuro musico teatrale, e Hans von Bülow, futuro direttore d'orchestra. La notte prima di morire, Wagner suonò per l'ultima volta al pianoforte Il lamento delle ondine dell'Oro del Reno. La tomba di Wagner si trova a Beirut, nel giardino della sua villa. Tristano, nipote di Re Marco, amato da Isotta. Isotta, principessa d'Irlanda, amata da Tristano. Melot, migliore amico di Tristano, innamorato di Isotta. Re Marco, zio di Tristano. Cur Weland, servo fedele di Tristano. L'opera è composta da tre atti. Atto 1. Tristano ha ucciso il cavaliere Molord per liberare la Cornovaglia, ma egli viene ferito e medicato dalla stessa Isotta. Isotta capisce, grazie ad un frammento della spada, che Tristano ha ucciso il suo amato, ma lo risparmia. Tristano nel frattempo si è innamorato di lei e non vuole dimenticarla, e per stabilire la pace tra la Cornovaglia e l'Irlanda le chiede di sposarlo. Verso l'Inghilterra Isotta comincia a provare odio verso Tristano e gli chiede di abbandonare la nave, e lui le risponde di no. Una volta sola con la sua ancella, le confessa di essersi innamorata di Tristano. I due, inconsapevolmente, per togliersi la vita, penseranno di bere un veleno, ma in realtà berranno un filtro d'amore che li spingerà l'uno tra le braccia dell'altra. Atto 2. Mentre Tristano parla con Re Marco, Melot, amico di Tristano, è innamorato a sua volta di Isotta ed è pronto a spifferare in giro la storia di amore di Tristano e Isotta. Ma Isotta non gli crede e inizia una notte di passione con l'amato Tristano. Ma i due vengono interrotti da Melot, Re Marco e i cortigiani, che sono inorriditi dalla loro unione. E Melot, avendo tradito Tristano, i due ex amici si sfidano a duello. Re Marco invece ricorda il passato, quando lui e Tristano erano uniti. Nel duello Tristano viene ferito. Atto 3. Tristano viene curato dal fedele Cur Weland e inizia il suo delirio di non poter vedere l'amata Isotta.
Tristano impazzisce e maledice il filtro magico, ma quando vede apparire Isotta su una nave, Tristano è fuori di sé dalla gioia e chiede a Curreland di farsi raggiungere dall'amata. Una volta insieme, i due amanti si abbracciano. Tristano, in quell'attimo di felicità, esala il suo ultimo respiro e muore tra le braccia di Isotta. A questo punto giungono Melot e Remark, supplicanti a chiedere perdono, dato che ora sanno che il loro amore è stato creato da un filtro magico. Curnerad uccide Melot per aver fatto del male a Tristano e a sua volta viene ferito e muore anche lui. Remark, addolorato, chiede perdono a Isotta, ma lei non lo ascolta. Invoca la celebre Liebestod, morte d'amore. Isotta cade morta trasfigurata sul corpo di Tristano. Il re, rimasto solo, benedice i due amanti. È il dramma musicale di Richard Wagner. Venne rappresentata per la prima volta al Königskrieg Uff und National Theater di Monaco di Baviera il 10 giugno 1865. Il 2 giugno 1888 al Teatro Comunale di Bologna, diretta da Giuseppe Martucci. E infine non poteva mancare il 29 dicembre 1900 al Teatro alla Scala a Milano. Brano famoso, il Liebestod, morte d'amore, si riferisce al tema letterario della morte erotica o morte d'amore, nella quale i due amanti consumano il loro amore nella morte o dopo di essa. In questi casi abbiamo le seguenti coppie: Tristano e Isotta, Piramo e Tisbe, Romeo e Giulietta. Ci vediamo domenica prossima con l'opera La Wally di Alfredo Catalani. Mi raccomando, seguitemi anche su Instagram, dove ogni volta comunicherò l'ora del video da vedere su YouTube. Attivate la campanella per le notifiche e soprattutto mettete like ad ogni video. Amici, non mi resta che augurarvi buon divertimento, buon ascolto, a presto!